È il momento di parlare dei nostri amici animali. Chi di noi non ne ha uno in casa? In questa rubrica cercheremo di darvi consigli per migliorare il vostro rapporto con gli animali e per farli vivere meglio. In studio con noi c'è oggi la dottoressa Francesca Splendiani, veterinaria. Buonasera. Allora, cominciamo dall'inizio. Cominciamo proprio dal cucciolo di cane che lei ha in braccio. Ne porto uno a casa. Come mi devo comportare? Allora, innanzitutto dobbiamo considerare che per noi è un giorno di gioia sicuramente, però per lui è il suo primo giorno di distacco dalla sua mamma e dai suoi fratelli. Quindi magari cerchiamo di creare un ambiente poco caotico, abbastanza tranquillo e scegliamo anche una giornata da potergli dedicare interamente senza andare di corsa. Poi dobbiamo sicuramente scegliere un posticino predisposto per la sua cuccia, un luogo possibilmente non troppo di passaggio, dove lui potrà rifugiarsi ogni volta che cercherà un po' di tranquillità, di serenità. E un altro aspetto importante è il protocollo vaccinale. Dal punto di vista sanitario, il cane a questa età deve essere sottoposto a un protocollo vaccinale, appunto, che possa proteggerlo quindi da quelle che sono le malattie virali, cioè malattie infettive di natura virale e non solo. E se possibile, chiedere al nostro medico veterinario di fiducia di effettuare un esame delle feci per garantirci, che non ci siano parassitosi intestinali in corso. Dal punto di vista dell'alimentazione, invece, che alimentazioni devono seguire i nostri cuccioli? Possono mangiare i nostri stessi cibi? Sì, in realtà possono mangiare il nostro cibo. L'importante è che sia un cibo non salato, non devono mangiare assolutamente tutto ciò che è dolce, non speziato. Se è possibile, bisogna avere particolare attenzione sia affinché possano avere, diciamo, un'alimentazione equilibrata sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo. I cani rientrano tra gli animali utilizzati per la pet therapy? Questo sì, sicuramente sono degli ottimi compagni. L'unica cosa che mi sento appunto di sottolineare è che possibilmente tutto deve essere fatto anche nel rispetto del loro benessere. Grazie dottoressa Splendiani e buonasera. Buonasera.